Con la crisi che corre, truffe e raggiri specialmente a danno delle persone più deboli come gli anziani sono sempre più frequenti e per offrire consigli su come riconoscerli e tutelarsi, il Sindacato dei Pensionati Italiani, con il contributo di Federconsumatori, ha realizzato un piccolo manuale di autodifesa dal titolo Non ci casco, un opuscolo informativo che mira a mettere in guardia le persone anziane dai reati di piccola criminalità quotidiana, dai borseggi alle truffe telefoniche fino alle più diffuse frodi informatiche, fornendo suggerimenti utili anche sulle tecniche per contrastarli. Il volumetto elenca una serie di casi, diciamo, tipici, paradigmatici, li illustra anche in forma di vignette che aiutano a esemplificare questi casi, dalle bollette telefoniche ai raggiri anche bancari, diciamo tutte le cose che possono capitare normalmente, diciamo, nella vita quotidiana. L'altro obiettivo è anche quello di iniziare un rapporto con le istituzioni, gli enti locali e i sistemi di sicurezza diffusi perché nei quartieri, cioè nelle maglie della società, si cerchi qualche iniziativa, si facciano iniziative perché la sicurezza diventi un fatto partecipato e non un fatto calato dall'alto. La guida Non ci casco, presentata in sala giunta con l'assessore al welfare Sergio D'Angelo, si inserisce nell'ambito del più complessivo progetto Sicurezza Anziani che vede coinvolte anche le forze dell'ordine per promuovere la cultura della legalità ed assicurare ambienti di vita più sicuri. Non lasciare più soli gli anziani, bisogna loro assicurare assistenza, ma soprattutto non vanno lasciati solo quando sono esposti al rischio di truffe, raggiri, che sono fenomeni che si fanno sempre più frequenti e che mettono, come dire, a rischio la sicurezza stessa delle persone anziane, soprattutto di quelle che vivono in condizioni di abbandono, di solitudine, proprio con l'accentuarsi della crisi economica.